Signori, ci sono novità. Ci sono novità e parecchie novità, a dire la verità. Quindi partirei subito. Allora, sono arrivati nel frattempo. Ho promosso Tortorella come terzo. È arrivato Gamba Ambigua, svincolato. È arrivato Viti in prestito, con diritto di riscatto a 8,5 e futuro prezzo del conto di scatto a 10 e 12. Ma vedremo cosa fare. L'importante è che c'è. È arrivato Antonino Barilla, l'avete chiesto, l'abbiamo preso a 4 soldi, veramente. Non è stato 150.000 euro, giusto per rafforzare un po', anche perché sto cercando di liberarmi di qualcuno di quelli che ci sono. Lui è un centrocampista un po' tuttofare, perché no? Perché no? Insomma, vi ho accontentato con gioia. Detto ciò, ho messo sul mercato un po' di gente. Tipo Cionek, 35 anni, stipendio importante, sta andando via sui 50-60 mila euro. Tanto non gioca e noi andiamo a risparmiare un po' sui contratti. Adesso andiamo a fare qualche partita, così intanto smaltiamo il tempo. La formazione titolare a questo punto prevede Pastina e Yangambiwa, ma con un Viti pronto a subentrare al posto di Pastina. Diciamo che si alterneranno e come quarta abbiamo Silva, così è di proprietà. Per il resto spero di riuscire a vendere un po'. Amione a questo punto esce dalle rotazioni perché dell'Atalanta non ce lo rinnovano e in difesa ci siamo mossi diversamente, per cui va bene così. Quindi io vado senza... Allora, Mattia Viti, la 14. Gamba Ambigua, gli diamo la 77, non che non posso, alla 60 la gamba ambigua e Krancic gli diamo no, la 32 a Krancic, ci diamo la 55. Bene, sono fissato con le ripetizioni numeriche, vai a capire perché. Ecco, adesso sarebbe importante, sarebbe molto importante tornare alla vittoria. Ho preso Barilla anche perché mi permetterà, due ammoniti in 2 minuti, tre ammoniti in 8 minuti, mi permetterà eventualmente di, in caso di vantaggio, ridurre la pressione offensiva mettendo un giocatore di contenimento al posto del regista. Quindi voglio vedere un po' che succede. Volevo un'alternativa tattica in alcuni frangenti di partita e Barilla me l'assicura. A chi la dai sta palla? Karacic. Bruttissima la palla. Onestamente bruttissima. Però siamo sempre lì che pressiamo. Bella l'apertura per Volpato. No, l'ho vista dentro. Ma era dentro, era. Comunque già 20 partite abbiamo giocato. Incredibile. Basta ammonizioni, vi prego. Siamo calmi perché là, vabbè, la munizione di Edemai ormai è storia. È una garanzia. Ormai è data 0,99, cioè devi pagare se vuoi scommettere su Edemai ammonito. Mamma mia. Comunque ho messo in osservazione tutti i nomi che avete fatto nei commenti e quindi speriamo che qualcosa succeda. Noi abbiamo purtroppo una condizione economica veramente problematica, siamo al massimo 200.000 euro. Quindi se non esce qualcuno o non si alleggerisce un po' la questione, la vedo male, ragazzi. Sto cercando di cedere proprio per quel motivo. Carne secchi c'è, ecco chi c'è in porta. Karacic. Appena arrivato non si regge neanche in piedi. Bravo Karacic. Bravo Karacic che lascia anche aperto il suo angolo di competenza. Vabbè, dai, 1-0 va a Cremonese, dai. Si è davanti a qui, 1-0 va a Cremonese, eccolo, 3, 2, 1. 1-0 va a Cremonese, vedi? Allora, cambi, cambi, cambi. Io metterei Ajapong che è tornato e va bene. Poi,
Volpato dentro Rigoberto. Poi Dennis male, oggi male. Foro Lucio a polso di Cortinovis. Quattro uomini in una botta sola e via. Andiamo a fare il colpaccio ormai nella vita. Guarda che con i cambi ci sta credendo un po' di più. Ci sta credendo un po' di più. Ci sta credendo un po' di più. Non mi vuoi dal fuorigioco. Non no. No. Ammazza se la fuorigioco. Vabbè. Allora, mi lasci? Grazie. Ultimo cambio. Ultimo cambio, Jeremy. Ultimo cambio, Jeremy. Ultimo cambio, Jeremy. Ma perché non ci tiri un'altra punizione sul terzette, Jeremy? Rigoberto. Angolo di Jeremy, colpo da testa di Galabinov 1-0. No, non ce lo fanno manco vedere. Ti prego. Ti prego. Rigoberto. Aggia. E te mai? Oh, una palla a mezzo, ce la riusciamo a mettere. Mamma mia, che cosa aveva fatto. Soprattutto il portiere cosa aveva fatto? Oh, la palla è tua, eh? Certo, quando manca Di Chiara, ma la situazione è sempre un po'. Ma che partita è? A lancioni di 90 metri? No, vabbè. Veramente la beffa mi fa rosicare tantissimo. La beffa mi fa rosicare tantissimo perché non sta in cielo l'intera. Vignato si è fatto male. Ottimo. Devo dire ottimo. Ma io non ho più cambi. Appunto. Vabbè. Qualche altra sfiga? Boh. Cremonese che stava. Vabbè. Non importa, non importa. Ci può stare. Ci può stare. 2 giorni. Io non ci posso credere. Non ci posso credere. Alla partita che si è persa. Ma vabbè. E che gli devo fare a questo? Sarebbe un buon acquisto? Quanto vuole questo? Per fine anno? Io vorrei approfondirlo un po'. 18 anni. Richiede informazioni. Non sembra malaccio, eh. Noi considerando che l'anno prossimo stiamo con le pezze in quel posto, vediamo un po'. E Temai e Pastina possono giocare entrambi con la Roma, mi devo ricordare, gli altri li cambiamo tutti. Allora, Galabino cercate pezzo da Lecce. Costo futuro se ha giocato 15 partite, non le gioca 15 partite però. Però ci danno pure qualche soldino. Ah! Facciamo 400 e si può chiudere. Vabbè, accettiamo.
Salvi, può firmare. No! Ma perché? Scarso interesse. Vabbè. M'hanno riaccettato un'altra cosa. Manna cervice. Portone cerca di bianchi. No. Allora, mi danno quello che voglio, ma devo pagargli 90.000 euro? C'ho un discreto vantaggio. La scadenza l'anno prossimo. Accetto io. Per forza. Allora, questo qui lo osserviamo meglio. Poi ci si pensa. Poi ci si pensa. Rifiutata 90. Allora, con la Roma in coppa, io direi che si può vivere le cose in maniera un po' così, ecco. Più serena. De Mai gioca perché è troppo squalificato. Bellomo Rivas. Jeremy, Gordillex, ci proviamo. Galabinov, Karacic, sì. Giraudo, sì. Barilla lo vorrei far giocare. Barilla lo vorrei far giocare, però. Secondo tempo. Questa è la 11 Antonino, va benissimo. Numero importante. La Roma ha giocato senza pressione. L'unica cosa che devo fare, e lo volevo fare a partita iniziata, è Menez, falso 9. Eccoci qua. C'era niente da perdere. Potrebbe finire con una mattanza, come potremmo essere una piacevole sorpresa. Chi lo sa. Ma non mi aspetto niente, onestamente. Bravo, Silva! Dici perché te faccio mai giocare? Ecco, questa è la risposta alle tue domande. È la tua risposta alle tue domande. Non posso manco dire quello che va a Roma perché è netto. Ah, pure rosso! Bravo! Bravo, Gio! Bravo! Complimenti vivissimi a casa. Vabbè, entra Alex anche qui. Tocca giocarla con un po' più di. Ah, come buttare una partita? Istruzioni per l'uso. 2 minuti e già è buttato il match. Devo dire. Complimenti a tutti ragazzi, perché era difficile, in 2 minuti era veramente difficile. Vabbè, andiamo su equilibrata, se no finisce 20-0 sta partita. A canna, ecco, ritmo del gioco basso, perdere tempo sempre, sei passaggi corti. Niente tattiche particolari e via. Ok, bravo Silva, tu sì che il campo lo rivedi presto. Forza e coraggio. Abbiamo fatto fallo doppietta a Veretout. Ci si crede. Rete annullata. 1-0. Si torna sull'1-0.
Mamma mia, che figura! Garabinov, lo so che sei già sulla via di non so dove tu stia andando, ma... Mamma mia. Potresti anche inventarti qualcosa. Rigoberto, ci sarebbe lo spazio per servire, eh? Che partitaccia. Non dico che ci speravo perché con una squadra di A in contro una di B si sa come va a finire, però vabbè. Va bene. Limitiamo i danni per un discorso di morale a questo punto. Cerchiamo di limitare i danni. Più di questo non si può fare. No, no, girato se la fa tutta. Dai. Incoraggia. Io sto limitando i danni psicologici sul gruppo in questa partita. E nulla più. No, no, Menez se la gioca. Se la gioca tutta, Menez. Se non gioca queste inutili quando gioca. Vabbè. Attaccanti di sostegno. Ajapong. Mettiamo Antonino, va. Centrocampista centrale di supporto. Eccoci. Credo che Antonino potrebbe dare un importante contributo per limitare i danni. Anche un 2-1 sarebbe assolutamente dignitoso, eh. Come non detto. Come non detto. Mamma mia, che partita. Ah, oh, Menez, fallo giocare, falla giocare. Mamma mia, che rischio. È finita in tragedia. È finita in tragedia. Purtroppamente. Vabbè, possiamo anche farla finita, no? Con le azioni chiave da far vedere. Questo sterile Torello. Ce l'hanno sempre loro, oh. Ce l'hanno sempre loro. Cioè, è una partita che sarebbe stata oltremodo complicata in 11 contro 11. Cioè, in 10 contro 11 che siamo venuti a fare. Ecco. Avete fatto il possibile. La verità, insomma, che poi... Cioè, anche qui, no? Io la gestione psicologica di questo gioco. Ma in 10 contro 11, contro una squadra di una serie superiore, ma che può fare una squadra come la nostra? Io veramente non... E perché mai dovrebbero reagire in quel modo? I giocatori, cioè, non essere consapevoli che era scritto che finisse così. Cioè, boh. Mannacelo, mannacelo. Ciao, Gabi. Servono soldi, Pordenone, Ale e due. Che vuoi? Ma neutrale, è andato via. Tu, chi se ne frega. Allora, adesso ci serve.
una punta al posto di Calabino, ok? Una punta in prestito al posto di Calabino, che potrebbe essere di fatto un po' chiunque. Sono diversi giocatori interessanti in Serie A, eh? Che potrebbero fare al caso nostro. Se ne avete uno che secondo voi potrebbe essere intrigante, fatemelo sapere, tanto nell'immediato non ci serve. Cioè ci servirebbe, sì, però. No. La grana questa da Juventus solitamente dovrebbe essere interessante. Vediamo un po' se c'è già la gente. Questo del Venezia è da 6 e mezzo. Vabbè, vediamo un po' che succede. Io lo vorrei approfondire un po', sto ragazzo, prima de... Siamo stati a mezzo milione comunque adesso. Sì, questo è Decionek. Io ho rifiutato quelle che dovevano essere rifiutate. Questa... Con la clausola sullo stipendio, no, lo sto vendendo per quello, se vuol dire. Sto aspettando che lui prenda una decisione e basta. Oh santo cielo, ecco. Oh, dunque. Ci sono novità. Zito del Cagliari. Ottimo acquisto per il futuro. A me serve uno adesso. Ora. Io non posso prendere gente sulla base di... Di cosa? Di niente. Offerta per Musumeci. Ma per me Musumeci può andare dove e quando vuole. Bravo Cortino. Salvataggio. Andiamoci a fare l'ultima di oggi perché poi bisogna un attimino parlare della situazione, ma sono abbastanza contento delle cessioni. Ci manca la punta di riserva al posto di Dennis. Tenendo presente che il titolare è lui. La situazione è finita. Vabbè, questa quando mai ci viene. Partecipa. Fine riunione. Arrivederci. Oh, pure Cionek, ti saluto. Alleggerire, alleggerire, alleggerire. Alleggerire, alleggerire, alleggerire. Nicola Murro. Sì, vabbè, ma... Ah, in scadenza! Ma vorrà un sacco di soldi lui. È troppo, ragazzi. Proviamo a vedere intanto se ci verrebbe e poi ragioniamo. Io intanto glielo faccio, tanto poi avremo tempo di discuterne. Per altre informazioni, io cerco sempre di bloccarli quando vedo giocatori interessanti, così poi ne parliamo. E si valuta insieme. Io non ho gli elementi per valutarli. Della riga di informazioni. Ok.
Allora, ragazzi, bisognerebbe tornare alla vittoria possibilmente. Quindi oggi gioca Viti con gamba ambigua tutta la vita. Lo Iago non lo portiamo dentro. Robak torna al suo posto insieme a Dennis. Dichiara al posto di Giraudo. A Giappone gli manca il ritmo. Turati in porta. Ed è mai fuori, gioca dopo Zizek e Cortinovis. Ed è mai qua, ci portiamo a Mione. Davanti non abbiamo alternative, ma le alternative arriveranno. Poi Pignato non è in forma, Volpato sì. E va bene così. Andiamo. Ultima di oggi. E si vola. Confido in voi, confido in voi, confido in voi. Ale! Questa va vinta senza se e senza ma. Non possiamo bruciare la nostra ascesa. Ma noto con dispiacere. Ah no, abbiamo tirato un porto. Possesso al 56. 3 ammoniti così, pam pam pam. Tutta la difesa ammonita al solito. Oh. Siamo a vedere, tiro in porta. Bel primo tempo, ragazzi. Arriga. Credo in voi. Credo in voi. Credo in voi, su! Incoraggia. Un po' di ritmo, un po' di. Oh, dichiara, sveglia. Zizek, bella la palla. Era bella la palla, era. Lo faccio entrare a Japong. Cortinovis si gira benissimo. La palla era d'oro. La palla era d'oro. No, vi prego. Niente. Si è alterata l'inerzia a cui eravamo abituati. Ah, è incredibile. Le fasi di sto gioco sono incredibili. Partite in cui vinci senza capire bene perché tu stia vincendo. E volte in cui perdi senza capire perché tu stia perdendo. Episodi in cui non si riesce a inanellare mezza giocata decente. E episodi in cui invece sembrano tutti usciti da Real Madrid. Tutti i canterani di Real. Forza. Guarda che roba, tutti mosci. Imbarazzanti. Oh, sveglia! Ma guarda che roba, Viti! Guarda che roba, Viti! Beh, ragazzi, ma qui siamo veramente a dei livelli di pochezza. A dei livelli di pochezza imbarazzanti, lo posso dire? Madre mia! Ma madre mia! Ma a noi ci serve almeno il pareggio, su! Undici tiri a 9, non ho visto un tiro in porta pulito!
Perché butti le rimesse? Mamma mia. Io non c'ho parole, veramente. Non ho parole, veramente. Guarda che roba, guarda che roba. Ma guarda che roba! Primo gol per il Cosenza. Cioè, primo gol al Cosenza. Cioè, te prego. Te prego, la bottigliata. E boh, va via di tutta. La pazienza, mo mi sono rotto. Un minimo di. Bene! Bene, devo dire ottimo. Abbiamo perso completamente il treno promozione. Che adesso andrà riacchiappato con le unghie e con i denti. Ce la faremo? Ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi.